Gabriele D'Annunzio è più un compositore che un poeta, come lo erano i suoi colleghi, erano solo dei letterati. D'Annunzio non era un poeta normale, era un musicista in realtà, aveva una passione per la musica che oggi sarebbe impossibile cercare e trovare in giro una persona con così tanta passione della musica che non sia un musicista, che sia famosa per essere un poeta. Aveva una discoteca all'epoca, era quasi, cioè, il disco era appena stato inventato e lui aveva una casa piena di dischi, ma piena di dischi vuol dire decine di migliaia di vinili, pianoforti, tre organi a canne, violini, maschere facciali di Beethoven, insomma, il calco della mano di Paganini. Insomma, era proprio un malato della musica e anche nelle sue composizioni. Prendiamo per esempio la più famosa, forse probabilmente la più bella opera poetica di D'Annunzio, che è La pioggia del Pineto. L'aspetto musicale era più importante per lui che l'aspetto proprio lessicale. Poi la sua bravura era di riuscire a trovare dei suoni che fossero così belli sul piano musicale e avessero anche un grande senso sul piano letterario. E poi la sua amicizia con Debussy. La sua collaborazione con Debussy e la collaborazione mancata con Puccini, di cui questa sera eseguiremo un brano, che a lui dispiacque molto, ma probabilmente Puccini cercava un semplice librettista, mentre D'Annunzio era forse qualcosa di troppo per il grande Puccini. Ah, questa sera abbiamo portato uno show che abbiamo già proposto in altre sedi, che nella sua classicità trovo originale, cioè fondere il rap alla musica classica è un'operazione coraggiosa, come coraggioso fu il poeta Vate, insomma. Da un certo punto di vista osiamo, perché siamo anche usciti un po' dalla comfort zone in alcuni casi, facendo dei remix di pezzi miei con musica classica.